tutti, buona raccolta degli obari. Allora, a quanti anni tuo nonno si è messo gli obari? Ha messo il bar con nonno che aveva due figli, Romolo e Argia, e siamo messi il bar. E loro siamo andati sempre avanti, con Dario, tanti anni. Poi Dario mi si ammalò Dario. E io e Dario stavo a letto e io non andavo e il bar l'ho dato a Romolo. Ci sta Romolo, mio figlio. No, ma nonno Dario no. Perché ha passato da fare il facocchio a mettergli un bar? Facocchio? Prima faceva il facocchio. E dopo perché ha messo il bar? È perché non ho avuto io facocchio, faceva le persiane, faceva le finestre, faceva tutto, Dario faceva tutto. Dopo fatto il facocchio, faceva i caretti, le presse, faceva, capito? Faceva tutte queste cose della campagna. Poi mi smisi a mettere le finestre, a mettere le porte, faceva persiane, faceva carriole, i bambini, faceva tutto Dario. Poi la sorella c'aveva il bar e allora la sorella non voleva stare più perché c'aveva la benzina. E venne da noi e l'altro al fratello e mi ha dato il bar e siamo presi il bar e siamo stati al bar. E che facevate al bar? Al bar facevamo tutto, caffè, tè, cappuccini, cioccolata, facevamo tutto. Facevate pure la pizza? Facevamo la pizza, ci stavano i giochi, giocavano i ragazzi, faceva tutto. E io la mattina mi alzavo alle 5 per aprire il bar e mi venivano tutti gli operai che andavano a lavorare, si fermavano tutti perché vicino al bar ci stava la benzina. Si fermavano a mettere la benzina e entravano tutti a farsi il caffè, il cappuccino. E io là sola l'ho fatto qua, faceva tutto. A come si chiamava il bar prima? A come si chiamava il bar prima? Il bar si chiama sempre San Barbara. Bar Total. Del Totale, a Borgo Sant'Antonio, era sempre pieno il bar mio era sempre pieno, io stavo sempre davanti al bancone, perché ho lavorato tanto, e abbiamo fatto tanto, quello che dici un po' no, che facevi che è buono? Facevi l'odè buono, no? L'odè? Faceva un tè freddo. Il tè freddo che faceva io non lo faceva nessuno. Venivano gente dalla piazza, mi veniva la farmacia, mi veniva Alfonsino, la farmacia, mi veniva quello che aveva il cosa in piazza, venivano giù al bar mio per bevesi il tè, per quando era buono, lo facevo io, la mattina mi facevo il bar e il caffè freddo, venivano apposta, perché andando agli altri bar che andavano non ci piaceva, allora quando venivano
venivano tutti giù da me. E io ero contenta perché ci diceva io, ma come vai? Venite da me e tenetevi un bar vicino. No, no, vengo da te io, perché il bar che fai tu non gli fa nessuno. Perché il tè che fai tu gli fa nessuno col caffè. No, no, io li faccio veramente li faccio io, capito? Ma la gente che veniva agli bar, tutti gli uomini che venivano agli bar, a te ti volevano bene? Tutti volevano bene. Adesso, quando ho dato il bar a Romolo, e che Zario mi si è sentito male, e io non scendevo più, perché come facevo? Lasciavo Dario e andavo giù. Allora, eppure qualche volta ci andavo giù da mio figlio. Come no, ci andavo. E per la strada, quando mi incontravano, mi baciavano e mi dicevano, Iole, oddio, siamo persa la mamma. Oh, siete persa la madre. La madre è nata rete, non è la sepoverza, perché ne era una donna sincera, perché sono stata solo, che ancora sto al mondo, perché sono una donna onesta e sincera, che quando raccontavano mi dicevano le cose, tutte le cose si sfocavano, venivano a parlare con me delle mogli, di quello che passavano. No, ma tu uno, se te ne arrivi a ritornare agli bar, ci ritornaresti? Che? Tu, ci ritornaresti agli bar? A ritornare? Sì, io peccato che ho una gamba rotta, perché se no io andavo giù da mio figlio, e ci metteva io davanti al bar. Ti è piaciuto stare al bar? Ti è piaciuto stare al bar tutti gli anni? Sì, mi è piaciuto tanto. Ho lavorato tanto e mi è piaciuto tanto. E sono stata sempre una donna sincera e onesta. E onesta. Che tutti chi mi vede